All'Istituto Dalmasso di Pianezza sono in corso importanti lavori finanziati con fondi PNRR dalla Regione Piemonte e dalla Città Metropolitana per oltre 6 milioni di euro. L'istituto è un grande complesso a cui si aggiunge una succursale e azienda agricola e ospita oltre 900 studenti su 3 indirizzi. Per intervenire su alcune delle criticità più urgenti, sono in corso diversi cantieri la cui fine è prevista entro il 2024. Il più vistoso è il nuovo edificio che sta sorgendo dove fino a qualche tempo fa c'era il fabbricato ex Benefica, che è stato demolito per fare posto a una nuova palazzina con auditorium e palestra, a disposizione sia della scuola che dei cittadini. I fondi del PNRR consentiranno inoltre di intervenire sulla prima delle quattro maniche che compongono la peculiare planimetria del complesso scolastico, con un importante adeguamento antisismico e di messa in sicurezza di facciate e scale esterne. Sono già stati conclusi nel 2022 il recupero di spazi didattici con la creazione di 8 aule, locali di servizio e servizi igienici. Ringrazio per la vostra presenza qui che dà la possibilità di far conoscere questi interventi in corso. Interventi importanti, ma per una scuola che ha tanto bisogno, tante necessità. Quindi c'è uno sforzo indubbio della città metropolitana, c'è ancora tanto da fare. Abbiamo una comunità molto complessa. Ci sono 250 lavoratori, ci sono 1000 studenti, ci sono 2000 famiglie che gravitano intorno a questa realtà, c'è un'azienda agraria annessa e una delle scuole più complesse della regione. Noi siamo ospitati dalla città metropolitana in queste strutture. Quindi non possiamo che ringraziare per gli interventi che ci dedicate, gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria. Segnaliamo però e siamo costretti costantemente a segnalare il fabbisogno di una terza palestra, di una sala riunioni che ci manca da tempo, di alcuni lavori di manutenzione necessari per la sicurezza che dobbiamo assolutamente garantire ai nostri studenti. Abbiamo una forte presenza di ragazzi con una disabilità, l'anno prossimo saranno 93, è un numero importante. Questo rende ancora più evidente, enfatizza il bisogno di sicurezza e di inclusione. Con la palazzina nuova ci dicono che fra alcuni mesi, non sappiamo quanti, ma speriamo che siano pochi, parliamo comunque del prossimo anno solare e sarebbe bello, sarebbe importante che questo risultato venisse raggiunto. Ecco, con la nuova costruzione, quando sarà completata, sarà resa agibile, saranno completate tutte le operazioni relative alla sicurezza, sì, potremo appunto non soltanto svolgere le nostre riunioni collegiali, ma anche accogliere dei gruppi, dei convegni, dei congressi, dei momenti di formazione di cui c'è sempre bisogno. Insieme a questa nuova costruzione dovrebbero essere dovrebbe essere realizzato un secondo ambiente, che è una terza palestra di cui abbiamo bisogno, perché attualmente sono fabbisogno di 3 palestre, quelle funzionanti sono soltanto 2, e quindi non tutte le settimane tutte le classi possono fare scienze motorie. Con la terza palestra sarà possibile anche questo, però in questo momento non l'abbiamo. Cosa dire? Che purtroppo, ma allo stesso tempo e al contempo ben venga, ci saranno altri lavori che interesseranno l'edificio scolastico. È un edificio scolastico che ha una struttura risalente agli anni 50, quindi costruito con altre finalità, con una struttura anche particolare su più livelli. Posso aggiungere che siamo una scuola con un numero crescente di studenti che viene scelta. Le famiglie ci onorano con la loro scelta, con la loro voglia in qualche modo di entrare a far parte di questa comunità. Questo ci fa piacere, però allo stesso tempo, per consentire effettivamente a tutti di poter essere accolti, abbiamo bisogno di spazi.